dove hai... Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. O Maria, salute degli infermi, prega per noi. O Maria, salute degli infermi, prega per noi. O Maria, Santissima delle Grazie, prega per noi. E l'ora che Dio la squilla fede, le note ci via della vede il cielo. Ave, ave, ave Grazie.
parole. Mi piace questa cosa. Ma voglio cambiare la campagna. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Maria delle Grazie, rifugio dei sofferenti, ascolta la preghiera che ora ti rivolgiamo per coloro che soffrono. Rasserena e conforta i malati e gli infermi, i vecchi e i moribondi. Dona a coloro che li curano scienza e pazienza, tatto e compassione. Ispira ad essi i gesti che diano sollievo, le parole che illuminano, l'amore che conforta. Ti raccomandiamo i cuori scoraggiati, rivolta, lacerati della tentazione, tormentati dalla passione, feriti e profanati dalla malvagità degli uomini. Poni dentro di noi, o Vergine Santa, il tuo spirito di amore, di comprensione e di sacrificio, perché noi portiamo un aiuto efficace a quelli che troviamo sul nostro cammino, cioè sofferenti. Aiutaci a rispondere alla loro vocazione, essa è anche la tua. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, saluto dei malati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Riprendiamo il cammino. Evviva Maria! Thank you.
Vedi che siamo in diretta, se devi ricondividere siamo in diretta. No, perché poi è dalla nuova diretta. Oh, quello va, se la fine regna naturale, quale vuoi condividere tu? Quello ti piace, è indifferente. Tanto sembra pagina nostra. Quello lo dici tu? Che regna naturale? Riprese prima. Sì, bravissimo. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Rimirate, o Maria, coi vostri occhi di pietà, soccorreteci, Regina, con la vostra ardente carità. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Thank you.
Siamo con un telefono. Sì, è bello, io posso parlare.
libero dalla corruzione. Al termine del nostro pellegrinaggio e del nostro camminare, accompagnando la Vergine Maria per le strade della nostra città e della nostra parrocchia, vogliamo pregare insieme per ringraziarla, perché ha rivolto il suo sguardo e ha portato il suo Figlio e ha portato la sua luce, il suo splendore nelle nostre case, nei nostri cuori. Ha ridestato il sorriso nell'animo di chi è triste, ha ridestato la speranza nel cuore di chi non aveva più speranza, ha ridonato gioia, ha ridonato amore, ha ridonato, ecco, quello che fa la Madonna delle Grazie, la grazia più grande, il suo Figlio, il frutto del suo seno, Gesù. Grazie Vergine Maria perché sei stata con noi, in mezzo a noi, e continuerai a pregare, a guardare e a benedire il tuo popolo, la tua parrocchia, tutti coloro che a te si affidano e ti invocano. Ringraziamo tutti coloro anche che ci hanno voluto aiutare in questa processione, non solo portando la Vergine Maria, il baldacchino e nella processione, ma con la loro presenza ci hanno onorato e hanno dato maggior lustro alla processione delle Grazie. Grazie quindi all'Arciconfraternita del Carmine, all'Arciconfraternita del Rosario e all'Arciconfraternita di Sant'Antonio Abate, perché ha pregato e ha vissuto questa processione con noi insieme anche alla celebrazione eucaristica. Grazie ancora alle autorità e a tutti coloro che hanno contribuito. Per i ringraziamenti ovviamente poi lo farò a termine della festa, quando vedremo tutto il resto dei momenti e leggeremo anche come è giusto che sia il bilancio della festa. Abbiamo segnato con oggi un punto nuovo di non ritorno. Meno di così mai più, più di così sì, questo è poco ma sicuro. È ovvio che non vuole essere un gareggiare, è lungi da me dal fare sfide o gare, non è l'intenzione di Fra Antonio Tartaglia questa, non è l'indole di Fra Antonio Tartaglia né tantomeno della Parrocchia delle Grazie e dei Frati Minori Cappuccini di San Severo, ma è un rendere sempre maggior gloria a Dio attraverso il culto della Vergine e dei Santi e ridonarci ciò che è nostro, e attraverso queste radici, riscoprendole, possiamo sempre più, come ho detto anche pochi giorni fa nel comunicato, se un albero ha le radici forti riesce a estendere i suoi rami verso il cielo. Le nostre radici sono queste, sono anche i nostri usi, costumi e tradizioni, e vanno vissute e vissute bene. Soprattutto sono radici che profumano di Cristo, che profumano della Vergine Maria. Preghiamo. O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E viva Maria, e viva la Parrocchia delle Grazie.
spegniamo il fuoco. Thank you.
preghiamo per noi. Thank you.